il 31 gennaio, quando il consigliere con delega all'ambiente Antonio Lucariello pronunciava queste parole in sede comunale. Il regolamento è perfetto e mettetelo agli atti. Oggi, 28 marzo, a 2 mesi di distanza, qualcosa sembra cambiato. Sembra. Infatti, come notiamo dalle immagini, anche se la struttura resta chiusa, qualcuno ha riempito un cassone di non si sa cosa. Mentre non arriva alcuna risposta in merito, i cittadini di Gricignano provvedono allo smaltimento a modo loro. Distese di terreno si ricoprono di vetro, abiti non più in uso e quant'altro si possa immaginare. Visto che nel sito documentato la quantità di rifiuti stava diventando consistente, qualcuno ha deciso di dargli fuoco. Da Voce Nuova è tutto e l'isola ancora non c'è.